Però io vi pongo soltanto un dubbio, un solo dubbio, un unico grande dubbio che oggi non ho letto i giornali, e cioè siete contenti? Cioè, togliere una figlia ai propri genitori è una cosa che è, secondo me, gravissima, è una cosa tremenda, è una cosa innaturale. I figli sono dei propri genitori e tra l'altro i genitori educano i figli con una set di valori che possono essere più o meno condivisibili, ma che sono quelli della famiglia, con i quali le tradizioni, la cultura, le religioni, i vizi, il DNA, diciamo, culturale viene trasmesso da una parte all'altra. Noi ci piace una famiglia che impone alla figlia il velo? No, a noi ci piace una famiglia che impone, come possiamo dire, di vivere nel mondo occidentale con valori che non sono compatibili col mondo occidentale? No. Ma io vi chiedo, a noi ci piace uno Stato che decide quali sono i valori giusti che una famiglia può dare ai propri figli? Io combatto i valori di quel velo, combatto i valori del radere i capelli a una bambina che non ha seguito gli ordini della famiglia, ma attenzione, perché togliere un bambino alla propria famiglia è una cosa che secondo me è incredibile. Sarà più bravo lo Stato ad educare? Qualcuno di voi ora lo sta scrivendo in questi commenti. Io non sono convinto che lo Stato sia più bravo ad educare anche del peggiore genitore. Certo, le violenze sono da combattere e si devono sradicare i figli che nelle famiglie violente vengono trattati in maniera violenta. Però ponetevi un dubbio, io ve lo chiedo, perché tanto sulla nostra zuppa possiamo porci tutti i dubbi che vogliamo e possiamo ragionare in maniera più libera rispetto a come si può fare ovunque. Poniamoci un dubbio. È chiaro che non vi piace il vero, ma oggi i giornali non si pongono in dubbio. I giornali sono tutti, dalla Matone, del Messaggero, che è un magistrato, a tutti i commentatori, ovviamente anche quelli del centrodestra, favorevoli a questa operazione dello Stato.